Ciao a tutti, mi vedete alle prese con gli ultimi ritocchi del montaggio dei video del Giro di Sicilia. Anche quest'anno, in pochi amici, abbiamo fatto il Giro di Sicilia in aprile, subito dopo Pasqua, purtroppo sempre per pochi giorni, per necessità lavorative. Quindi 5 giorni, di Giro di Sicilia, oltre ovviamente al trasferimento. Purtroppo 20 ore all'andata Genova-Palermo e 20 ore al ritorno. Tuttavia, come l'anno scorso, sono stati 5 giorni bellissimi e molto intensi da ogni punto di vista: paesaggistico, storico, culturale e ovviamente anche culinario. Essendo la mia terra, so bene dove portare i miei amici, so bene dove conviene fermarsi e ogni anno comunque io ne approfitto anche per scoprire posti nuovi a me. L'anno scorso avevo organizzato i video suddividendoli per tappe, quindi avevo creato vari video organizzandoli appunto per tappe, quindi prima tappa, seconda tappa, terza tappa. Quest'anno ho deciso di fare una cosa un po' diversa. Ho creato diversi video della durata umana, circa un quarto d'ora ciascuno, poco più o poco meno, organizzandoli per lo più su argomenti, quindi su luoghi visitati, sul luogo principale che rappresenta la meta della giornata, su un qualche sito culturale importante, per cui anche il titolo di ciascun video potrebbe apparire fuorviante, ma non sarà così. Vi faccio un esempio. Uno dei video l'ho intitolato Etna, ma il video non sarà tutto incentrato sull'Etna. Nel video si vede la partenza, per esempio, da Santo Stefano di Camastra, e poi ci sarà tutto il percorso che porterà all'Etna. Essendo però l'Etna la meta principale della giornata e comunque l'attrazione paesaggistica più bella, ho intitolato quel video Etna. Qui vedete la copertina del video Etna. Poi vi faccio vedere la copertina di un altro video che ho intitolato Etna Modica, col freccione che indica il trasferimento dal vulcano alla città di Modica. Un altro video l'ho semplicemente intitolato Strada Statale 115 Sud-Occidentale Sicula, perché è semplicemente l'attrazione principale, è una carrellata di paesaggi strabellissimi in mozzafiato lungo questa strada. Ecco, qui nella miniatura non si vede bene, ma nel video poi si vedrà molto meglio, si vedono i templi della Valle di Agrigento. E anche questa miniatura, semplicemente denominata Strada Statale 113, perché è semplicemente una statale da cui si diramano poi varie provinciali che abbiamo percorso, non saprei in che altro modo definirla se non mozzafiato. È un video in cui per lo più mostro una carrellata di panorami che non saprei come dire, tolgono semplicemente il respiro. Poi ci sarà un altro video dedicato a Taormina e così via. Questo è solo un video di presentazione. Per farvi vedere il lavoro che sto facendo, che sto ultimando. La mia idea è quella di ripetere lo stesso programma dell'anno scorso, quindi un video a settimana, penso presumibilmente la domenica, che poi saranno intervallati magari da altri video di altre mie esperienze, che generalmente, anche se non è una regola, io pubblico il giovedì. Non dimenticate di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace se i miei video vi piacciono e non penserete mica che adesso vi lascio a bocca asciutta. Adesso una bella anteprima di quello che vi aspetterà nelle prossime settimane. Siamo sulla strada statale 113 settentrionale Sicula. Tra un po' giriamo a destra, direzione Cerda, il paese dei carciofi, dove si mangiano carciofi in tutte le salse, in tutti i modi, dove si fa la sagra del carciofo. Ed eccoci qui sul circuito della Targa Florio. Curve belle, godibili, di ampiezza giusta, si piega bene.
c'è un profumo fantastico, non saprei dire di cosa. E quel prato rosso lì sotto, chissà che fiori sono. Di ponti come questi nell'entroterra siciliano ce n'è una marea, essendo tutta collinare è inevitabile. Verde e giallo, un po' di fuoristrada. Adesso sarebbe anche ora di andare a mangiare. Luna meno 20, mi sa che andremo a mangiare a Petralia Sottana. Bel carrettino di frutta e verdura. Ci sarà un posto dove mangiare qua, eh? Tra un po' qui bisogna mettere la mappa off-road. Orco cane. Senti, signor Parco delle Madonie, qui bisogna prendere dei provvedimenti. Non è possibile una strada del genere. Sta piovigginando, eh? Si è fiducioso e va senza tutta dell'acqua. Ma io preferisco bagnarmi. Siamo nel nostro Giro di Sicilia edizione 2024 e purtroppo becchiamo pioggia. Abbiamo la nuvoletta di Fantozzi sopra, nel vero senso della parola. Tutto sereno in tutta Italia, tranne che qui dove siamo noi, porca pupazza. Anche a far questa strada costiera con questo bel panorama non è che sia proprio male, eh? Noi abbiamo deciso di farla entroterra sotto la pioggia e siamo a Foresta, nel comune più alto della Sicilia. 1275 sotto il livello del mare, anche se il tempo è quel che è. Ci arrivate a Taormina e come al solito Roberto ci trova da dormire in posti veramente brutti. Poteva trovarci un posto con un bel panorama tipo, che so, Isola Bella, no, eh? Chiediamo a questi due uomini del luogo, voi che siete del luogo? Niente, volevo semplicemente riprendervi. Dall'accento si sente che sei del luogo. Perché guardate tutti lì su? C'è gnocca? No, io guardavo dove. Dov'è? Prima. Dov'è? C'è gnocca. No, però c'è gnocca, devi girare di là. Ora me l'abbiamo persa. Arriva questo che adesso vende cieche. Ma cosa stai gridando? Qui abbiamo in carica un'intera centrale elettrica. Certo che svegliarsi al mattino così non è proprio male, eh?
Oggi mi sa che faremo quello che non abbiamo fatto ieri. Tempo meraviglioso, sole splendido, già caldo di prima mattina, e mi sa che faremo oggi l'Etna, che ieri non siamo riusciti a fare. Infatti non ce la faremo, ma esiste una cosa. Sai perché preferiamo questo qua? Perché questo che mica gira, l'arancia, l'azzurro, questo qua invece no. È vero. Giorno del Giro di Sicilia e guardate che c'è qua. Panorama splendido, diremo lì su sull'Etna. Mamma che mare splendido. Ah, ma brutto, brutto, brutto. Bella, bella questa strada, pulita, asfalto bello. Questo è il versante in salita che mi piace di più. Benzinaio, dove sei? Benzinaio, amico mio, mi mancano 65 chilometri. Benzinaio, dove sei? Ci devi essere per forza. Eccoti. Sì. Lava dappertutto. Si percepisce anche sotto la gomma la ruvidezza dell'asfalto. Ma che magnata che ci siamo fatti! Non c'è trattoria in cui non si mangi bene e tanto e si paghi il giusto. È un po' dissestata questa strada. Urco! Mamma che buco! Mucche, quante belle bisteccone, qua un po' di bistecchine. Qui il panorama non è che è splendido, cioè 10 volte di più, ci sono dei terrazzamenti fantastici. Siamo a Modica alla ricerca dell'antica pasticceria Buonaiuti, famosa per il cioccolato di Modica. Di qua, di qua? Sì, esatto. Buongiorno, buongiorno. Attesa che apra. L'antica dolceria Buonaiuto, la più antica fabbrica di cioccolato in Sicilia. C'è un ponte sospeso nel cielo.
Ecco come è arrabbiato il mare. La casa di Montalbano. Eccoli i templi che si stagliano davanti a noi. Adesso direzione Sciacca. Ultimo giorno del nostro Giro di Sicilia, edizione 2024. Oggi due tappe importanti prima di raggiungere Palermo per imbarcarci stasera. La prima tappa sarà Mazara del Vallo e la seconda Calatafimi. Guardate che c'è lì in fondo. Il mare proprio a strapiombo, no, non è proprio strapiombo, però questa è una bella discesona. Che bello, ma che bello. Qui è un panorama spettacolare uno dietro l'altro, signori. Altro che statalone lunghe e noiose. Mamma mia, ma che c'è qua? Ma cos'è? Di vento è i monzoni. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Sky on your mind. Flying, get up.
spettacolo di mare visto da quassù, bello arrabbiato. Che tristezza, viaggio di ritorno.